Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Altro giro, altra corsa. Dopo aver visto i migliori 10 difensori centrale attualmente post Foot Birthday, oggi andiamo a vedere i migliori 10 centrocampisti centrali. Quindi parliamo di CC in un 4-4-2, in un 4-2-2, oppure di CDC in un 4-2-3-1, ma ovviamente anche magari mediani all'interno di un rombo, CC all'interno di un rombo, 4-3-2-1, moduli di questo tipo. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere quali sono questi 10 campioni. Primo giocatore che mantiene la prima piazza del gradino più alto del podio è Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund, uscito nella promo dei Future Stars. 4-4 per lui, alto alto di work rate, 1,86 m. Come avete visto anche nella review che è uscita un po' di tempo fa, questo giocatore mi ha sorpreso veramente in maniera clamorosa. Parliamo veramente di una carta spettacolare, velocissimo quando ha il pallone tra i piedi, stragile a girarsi sul posto per cercare di mandare in ritmo i propri compagni, speed boost della Madonna, recupera praticamente tutti gli avversari grazie al 97 di aggressività, si francobolla. Grazie all'85 di forza e al 91 di contrasto in piedi e l'86 di scivolata, poi è anche abilissimo negli interventi a sradicare palla, poi non vi sto a dire neanche, 90 di lettura difensiva, 90 di intercettazioni, quindi full automatico, ma anche quando andate a controllare manuale vi dà grosse soddisfazioni, 94 di agilità, 90 di equilibrio, 95 di reattività per muoversi benissimo anche con l'L2 quando c'è da stare dietro a micromovimenti avversari, 91 di passaggio corto, 90 di passaggio lungo, quindi imbecca anche i suoi partner di squadra alla perfezione. Insomma, questo Bellingham secondo me merita di mantenere questo primo posto nella top dei centrocampisti attualmente. Gli fa però subito dopo capolino De Bruyne nella sua versione Toti, quindi un altro giocatore che non era presente ovviamente nella scorsa top. 4 di skill e 5 di piede debole, alto alto, anche qui parliamo di un top assoluto, perché anche lui testato, provato, avete visto come abbina le due fasi in una maniera clamorosa. Questo perde palla in attacco, si teletrasporta immediatamente in difesa, ma fin dentro anche la propria area di rigore se c'è bisogno di andare a recuperare palla. È bello agile anche quando c'ha la palla tra i piedi, è bello reattivo anche con l'L2 visto il 96, 87 di aggressività, 84 di forza, 83 di intercettazione, 85 di lettura difensiva, che non sono magari parametri incredibilmente alti, però non rendono neanche giustizia a quell'80 di difesa che in realtà è penalizzato dal 70 precisione testa e 70 di scivolata, che su una carta come De Bruyne poco ci importano. In più con questo giocatore abbiamo un tiro della Madonna, in particolare quello a giro, un 99 di passaggio corto, un 98 di passaggio lungo che ci permettono magari anche all'occorrenza di poterlo andare a spostare durante la partita anche in zone più avanzate, no? Se c'è da recuperare. Quindi qui parliamo di un altro fuori classe che magari mantiene un piccolissimo problema di ibridabilità, visto che comunque della Premier League quest'anno non ci sono troppi giocatori e lui è belga, non ha una nazione tra virgolette meta, però insomma KDB è veramente spettacolare. Al terzo posto, quindi gradino più basso del podio, per il sorriso più bello di Foot, ovvero N'Golo Kanté, nella sua versione Toti, 1,68 m, normale alto il work rate, 3,3, quindi diciamo il meno tecnico se vogliamo rispetto a tutti i giocatori che abbiamo visto fino ad ora, però qui parliamo di un furetto che è super veloce, c'ha uno speed boost paragonabile quasi a quello di Messi Toti, passaggi che diventano anche ottimi, no, se vogliamo, per un Kanté, anche se poi c'è da tenere conto del 3 di piede debole e quindi stare attenti a fare passaggi con il sinistro perché potrebbe andare a pregiudicare quegli ottimi parametri che c'ha. 91 di agilità, 99 di equilibrio, 99 di reattività, in particolare l'equilibrio vuol dire che questo praticamente può prendere a spallate chiunque perché non inciampa mai, 99 di reattività vuol dire che con l'L2 può praticamente azzeccarsi fino a quando non toglie palla come una pulce, visto anche il 99 di aggressività, e poi 99 di intercetto, 99 di lettura difensiva, 99 di contrasto in piedi. Questo se probabilmente glielo chiedete e vi distraete va fatto pure il caffè se non lo volevate. Quindi veramente Kanté, nonostante magari non se ne vedano tanto in giro, rimane assolutamente sulla cresta dell'onda anche quest'anno. Quarto posto invece per una new entry, ovvero Lucas Paquetá nella sua versione Foot Birthday,
Questo perché scavalca un po' tutti i giocatori che avevamo provato fino ad ora, per via del suo alto-alto, per via del suo 5-5 che lo rendono super versatile. Abbiamo visto come sa gestire benissimo il pallone, ha anche un ottimo speed boost, quando arriva dentro l'area è pericoloso, ha degli ottimi passaggi, ottima reattività, ha dei buoni interventi automatici nonostante la lettura difensiva sia solamente di 81, le intercezioni siano solamente di 82, 88 di aggressività e 85 di forza si sentono, vuol dire che questo Paquetà effettivamente si attacca bene agli avversari e cerca di recuperare palla come può, quindi nonostante sia quello che almeno sulla carta difende peggio, in realtà lo fa anche abbastanza bene e in più ci avvicina a questo tutta una serie di fattori in termini di creazione dell'azione che tornano assolutamente super utili, visto che spesso e volentieri la palla passa tra i piedi dei centrocampisti prima di transitare sulle nostre punte. Quindi approvatissimo anche Paquetà. Al quinto posto invece troviamo Pedri. Pedri perché? Perché Pedri praticamente è il degno sostituto di De Jong, no? Che abbiamo imparato a conoscere quest'anno, ed è alto alto come work rate, ha 5 di skill e 4 piede debole, quindi molto più completo rispetto al 4-3 di De Jong. Anche lui velocissimo, piccolo furetto dotato di un ottimo speed boost, un discreto tiro, passaggi della Madonna, agilità, equilibrio e reattività sono il suo forte, sia quando ha la palla tra i piedi, sia quando non ce l'ha e c'è da schermare gli avversari, 87 di intercettazione, 83 di lettura difensiva, quindi anche qui dei parametri che non sono altissimi, e in più associato a un giocatore di 1,74 magari le intercettazioni potrebbero un po' risentire. In più ha anche un 72 di aggressività, che è il parametro più basso credo all'interno di questa top 10, però vi assicuro che non lo sentite in game, ma questo Pedri è veramente un bel giocatore. Anche di lui magari non se ne vedono tanti per via dell'ibridabilità, però sono sicuro che, e anche del costo perché non costa poco, però sono sicuro che con tutti i giocatori che stanno uscendo anche della Liga, questo Pedri potrebbe ritornare prepotentemente in meta, ed è per me approvatissimo. Al sesto posto di questa classifica troviamo Gravenberg, un altro giocatore che non brilla sicuramente per ibridabilità, tranne per Timber che gli hanno fatto praticamente ad hoc. Abbiamo 1,90 di giocatore, quel normale ve ne ho già parlato nella review dedicata, un po' mi spaventava ma neanche troppo, 4 di skill, 4 di piede debole, e questo è veramente qualcosa di atomico, perché queste lunghe leve che si ritrova è straveloce, soprattutto sul lungo, buoni passaggi e anche abbastanza agile a dispetto di quello che sembri, no? Perché 84 di equilibrio, 82 di reattività un po' vi fanno pensare che potrebbe essere un trappolone questo Gravenberg, ma vi assicuro che non lo è. Intercettazioni fate pure 99 e non 92, perché qualsiasi cosa gli transita vicino con quelle coscione lo recupera. L'88 di lettura difensiva si tramuta in un giocatore estremamente automatico, soprattutto sulle linee di passaggio. 65 di aggressività che non gli rende giustizia e che onestamente non lo rende passivo come ci si aspetta, soprattutto su un normale normale. Quindi diciamo che quel parametro è più o meno un vicino all'80 in realtà, se lo andiamo a testare in game. E per me attualmente è anche lui uno dei top assoluti all'interno del gioco. Così come uno dei top assoluti si conferma Renato Sanchez nella sua versione Road to the Final, 4-4 di skill e piede debole, 1,76 m, super veloce anche lui, buoni passaggi, agilissimo sia palla al piede che non, anche qua una lettura difensiva e una intercettazione che non sono il massimo, ma sappiamo che questo Renato Sanchez praticamente sfida tutte le leggi della natura, e nonostante stats che magari non brillino alla grandissima in fase difensiva, ma questo qua è un tormento di tutti i nostri giocatori. In più ha anche 90 di forza, 91 di aggressività. È vero che costa un po' tantino, quindi magari piuttosto che spendere su di lui vado a prendere Bellingham facendo uno sforzo economico lievemente superiore. Però Renato non posso non menzionarlo all'interno di questo video. Lievemente più indietro a Renato troviamo Tchouaméni. Questo perché rispetto a Renato ha il 3 di debole, non il 4, ha alto alto, 1,87 m. Il problema di Tchouaméni è la sua mobilità palla al piede, come abbiamo visto nella review, ovvero che non ci fa guadagnare quel ritmo, quel appunto mordente per andare a dare la palla ai nostri giocatori offensivi e magari andare a finalizzare e cercare la porta. Per carità, poi difensivamente non gli rimproveriamo nulla, perché a 90 di intercetto, 88 di lettura, 90 di aggressività, 93 di forza, con un giocatore di 1,87 m che è bello spesso anche in game a livello di body type, praticamente quando gli passa qualcuno a fianco lui lo prende sempre a spallate, anche se quell'82 di equilibrio ogni tanto lo fa inciampare, come abbiamo visto. Quindi ecco il perché Tchouaméni si trova in questa posizione all'interno di questa classifica.
ma si trova davanti a Fofana, che presenta 3 di skill e 4 di debole, anche lui alto alto, però rispetto a Tchouaméni onestamente l'ho trovato lievemente meno tecnico, e anche in fase di impostazione Tchouaméni mi ha dato qualcosina di più. Quindi, visto che il prezzo praticamente è concorrenziale, è anche più facile da ibridare Tchouaméni, io mi sono sentito di inserire lui davanti a Fofana, che abbiamo imparato ad amare quest'anno in questa classifica. Un altro giocatore che mi piace tantissimo è Haaland, come vi ho fatto vedere nella review, normale alto, 1,75-4,5 per lui, una specie di Fred però estremamente potenziato, che abbina appunto ad un'ottima fase difensiva anche un'ottima fase di interdizione in fase di possesso palla, perché si muove bene, scarica bene con i passaggi corti, che ha 94, 91 di passaggio lungo, 80 di forza, 97 di aggressività, anche lui che si praticamente francobolla gli avversari. Giocatore questo che mi ha stupito anche quando si tratta di arrivare magari a finalizzare, perché nonostante abbia 82 di finalizzazione, 82 di potenza tiro, ha stupito per quelle che sono anche le sue doti balistiche. Quindi raga, questa è la mia personalissima top 10. Fatemi sapere se avreste voluto aggiungere qualche giocatore e chi avreste tolto. Vi ricordo in descrizione tutti i link, in particolare la piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Anzi, sono i vostri Beroschi. Ciao.